Allora, io parlo sempre male del PD, però sono ingiusto. Perché nel PD, per esempio, sullo Ius Soli, non tutti la pensano come Renzi, che non vuole votarla per via dei sondaggi. Ci sono altri che invece ci credono, come Del Rio, Bindi e Chiamparino. Avevano deciso anche di indire uno sciopero della fame. La Repubblica aveva scritto Ius Soli, svolta di Del Rio, sciopero della fame, così tutti capiranno. Guardate, cadabrini, io vi dico una cosa. Fare lo sciopero della fame è una scelta tosta. Perché a non mangiare niente per giorni e giorni si rischia grosso. La disidratazione. No, raga. Il catabolismo. Il catabolismo è quando il tuo cervello comincia a far mangiare i muscoli al tuo stomaco perché non gli dai più proteine. Raga, scusami. Lo sciopero della fame non è uno scherzo. Raga. Anche perché quando fanno il Ramadan, per esempio, che si usa nel mondo islamico, però alla sera, quando arriva la sera, loro mangiano. Raga. Qui vuol dire digiuno totale. Raga, scusami, non è totale. Vabbè, che significa? Anche Pannella, buonanima, un cappuccino ogni tanto lo beveva. Però è come se fosse totale. No, insomma, non proprio. Dai, leggi il prossimo articolo. Avvenire. Ius Culturae. Il digiuno a staffetta per la nuova cittadinanza. Che cazzo è il digiuno a staffetta? Cioè Del Rio prende un panino, gli dà un morso, fa 200 metri, lo passa alla Bindi, che gli dà un altro morso, fa 200 metri a nuoto e lo dà a Chiamparino che lo finisce. Digiuno a staffetta. Non lo capisco. Vai a mangiare, poi fai digiuno fino a merenda e poi riprendi a cena. Questo non è digiuno, è digestione, cazzo. No, seriamente. Pare che si trattasse di saltare un pasto alla settimana. Che volendo, sarebbe anche consigliato dai dietologi. Calabrese da Vespa lo dice tutte le settimane. Un buon piatto di pasta, una buona dose di frutta, un mezzo bicchiere di vino buono e poi è consigliabile fare una mezza giornata di digiuno a settimana. Se poi lo volete chiamare Ius Soli per fare il digiuno, quelli sono cazzi vostri. Però in tutto questo mondo del PD, chi non voleva aderire a questo digiuno a staffetta era proprio lei. Libero aveva scritto: Valeria Fedeli non aderisce allo sciopero della fame per Ius Soli. Ho un altro stile io. Certo, ho un altro stile, che scemo che sono. E quale sarebbe il suo stile?